dicono che vogliono cambiare il clima, ma se poi fai delle cose clima alteranti che dureranno per 70 anni, di che cosa stiamo parlando? Ci stanno prendendo in giro. Come molte altre regioni italiane, anche a Pescara gli ambientalisti scendono in piazza, o meglio in mare. La protesta è volta a indirizzare la società verso forme di energia rinnovabili ed ecosostenibili. Possiamo cambiare perché abbiamo le energie pulite che ci dà padre sole e terra madre per poter fare tutto in santa pace senza distruggerla. Ma soprattutto per dire no al decreto semplificazioni recentemente varato dal Consiglio dei Ministri. Da mano libera ai potenti, è ciò che è scritto sullo striscione senza molti giri di parole. Decreto semplificazioni da mano libera ai potenti, perché? Perché per esempio per fare una prossima via non ci avremo più 60 giorni di tempo ma solo 30, perché le bonifiche bonificheranno soltanto il terreno e non l'acqua che sta sotto, e tanti altri problemi e inghippi che porteranno le persone a non poter incidere sul proprio territorio. Questo praticamente è un regalo appunto ai potenti. In primo piano anche le questioni abruzzesi. Sventola sul mare pescarese una bandiera no SNAM, il simbolo della lotta contro la centrale a spinta e compressione di Sulmona e il relativo metanodotto. C'è la centrale di accelerazione del gas a Sulmona e tutto il gasdotto SNAM che viene costruito in una zona altamente sismica e franosa, che è una follia da un punto di vista scientifico. Il TAR però ha respinto il ricorso dei comuni che si stanno battendo contro SNAM, strada spianata per ora al colosso delle infrastrutture energetiche. È pazzesco che nella nostra regione, comune, sono tutti quanti contrari, eppure questa cosa va avanti. E solo l'intervento delle istituzioni non basta. Non basta perché ci servono i poteri reali. I poteri reali sono quelli che girano poco prima delle riunioni dei ministeri e delle veline che danno ai ministri per poter decidere una cosa o un'altra.